In 4 anni la Liguria ha perso più di 3.000 imprese commerciali. Il dato analizzato da istituzioni, datori di lavoro e sindacati. La proposta è quella di rilanciare il settore con un nuovo patto per il lavoro. 50 ragazzi e ragazze impegnati in percorsi di formazione professionale e inclusione sociale con 15 formatori. Questa mattina il Vescovo di Chiavari ha visitato la sede di Fondazione CIFE Formazione. Prima giornata per il Giannini's School, l'evento dedicato agli studenti per approfondire la conoscenza su Amadeo Peter Giannini. Al fondatore della Bank of America sarà intitolato il tecnico professionale di Chiavari. Più vita alla vita, il motto del movimento Adulto Scout per festeggiare i 70 anni di fondazione. Dal Papa l'incitamento, siate comunità profetica, accogliente e aperta verso le periferie esistenziali. Musica sacra, polifonia profana, autori che vanno dal Rinascimento all'epoca moderna e poi folk e brani tradizionali. Riparte il Festival della Polifonia del Folklore, primo appuntamento sabato a Ruta. A Sesse Levante è nata la cooperativa sociale Il Volo, prima in Italia ad avviare persone con disabilità motoria all'apprendimento e l'uso dei droni. Il tema sviluppato nella rubrica Si può dare di più. 20 squadre e 450 atlete dal nord Italia a Chiavari per i campionati interregionali di aerobica. Buon successo di partecipazione e di risultati per l'Aerobica Entella che anche quest'anno ha organizzato l'evento. Buonasera ai telespettatori delle TG Telepace. I temi del lavoro in apertura, Regione Liguria, sindacati ed enti datoriali intendono preparare un nuovo patto per il lavoro nel settore del commercio, sulla scia di quello già varato per le imprese turistiche. La proposta è stata lanciata nell'incontro a Genova, intitolato Commercio e Artigianato, misure per la crescita, che ha visto dialogare istituzioni, sindacati e associazioni di categoria. Il progetto dovrà far fronte ad una situazione difficile. Dal 2019 al 2023 sono state perse più di 3.000 aziende e il 73,4% dei contratti a tempo determinato ha una durata inferiore ai 6 mesi. Abbiamo fatto il punto. Al 31 dicembre 2023 le imprese liguri registrate nel settore del commercio erano 38.305, 3.255 in meno rispetto al 2019, quando le registrazioni si attestavano sulla cifra di 41.560. Una discesa continua, che ha avuto un'accelerazione dal 2021, anno in cui le imprese registrate superavano ancora quota 40.000. A mancare sono state soprattutto le nuove iscrizioni, che dalle 1529 del 2019 sono precipitate alle 994 del 2023, ma è preoccupante anche il numero delle cessazioni, che dopo un biennio di flessione è tornato a superare nell'ultimo anno le 2000 unità. I numeri non spiegano nel dettaglio le cause di questo tracollo. Alla base della crisi il periodo pandemico, i cui strascichi si sono legati all'inflazione e alle conseguenze della guerra in Ucraina, ma anche le criticità del territorio, come la questione delle infrastrutture. Da queste considerazioni è partito il dialogo tra istituzioni e associazioni sindacali e di categoria, per rilanciare i settori del commercio e dell'artigianato. Un progetto, partito dall'incontro pubblico nel Palazzo della Borsa a Genova, che ha come obiettivo la costruzione di un patto per il lavoro sul modello del turismo, da adeguare però alle diverse richieste e necessità del mondo del commercio e dell'artigianato. È chiaro che si tratta però di due settori diversi. Mentre il turismo in questa regione cresce mese dopo mese, il commercio sta conoscendo una crisi molto, molto forte, molto importante. E quindi non è che si può semplicemente traslare l'accordo del turismo sull'accordo del commercio, bisogna aprire una trattativa, un confronto, così come è stato nel turismo. Al centro la qualità del lavoro. I sindacati chiedono garanzie rispetto a questo tema. Il lavoro infatti non mancherà in Liguria, come indicano i dati Excelsior di Union Camere, che prevedono 41.000 lavoratori in entrata nel periodo tra marzo e maggio 2024, di cui 5.000 nel commercio. La maggior parte di essi avrà però un contratto a tempo determinato e molte volte la durata di questa tipologia contrattuale è molto limitata, come emerge da un'altra ricerca. Il 73,4% dei contratti a tempo determinato nel settore del commercio in Liguria termina prima di 6 mesi. Per quanto ci riguarda, l'elemento imprescindibile di questo patto, se arriverà come è stato per il turismo, è quello di puntare fortemente al lavoro di qualità, lavoro stabile, quindi incentivi sì, ma per creare posti di lavoro che non si dissolvono dalla sera alla mattina.
E ha aperto oggi il fondo di garanzia di Regione Liguria in favore delle imprese dell'edilizia ligure. Lo strumento finanziario dispone della dotazione economica iniziale di 1 milione di euro. Le micro e piccole imprese appartenenti al comparto potranno, senza dover sostenere alcun costo di istruttoria, richiedere finanziamenti agevolati e garantiti per importi compresi tra 20.000 e 50.000 euro. Una boccata d'ossigeno che consentirà alle attività ligure di avere la liquidità necessaria per pagare dipendenti, fornitori o per acquistare materiali. Il commento dell'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Le imprese interessate potranno presentare domanda sul portale bandi online di FILS fino all'esaurimento delle risorse. Notizia che troviamo anche sul nostro sito internet teleradiopace.com. E questa mattina il vescovo di Chiavari, Monsignor Giampiero De Vasini, ha visitato la sede di Fondazione CIF Formazione a Chiavari e ha celebrato la messa per il personale e le ragazze e i ragazzi che seguono i percorsi di formazione professionale. Vediamo. 50 ragazzi e ragazze impegnate ogni giorno in percorsi di formazione professionale e inclusione sociale con 15 formatori. Fondazione CIF Formazione a Chiavari offre un servizio prezioso, gratuito per gli utenti, che può portare, a seconda delle inclinazioni e delle potenzialità sviluppate, a stage, borse lavoro o impieghi veri e propri. Sono percorsi polisettoriali che sono rivolti a un'utenza di giovani medio-lievi o medio-gravi con delle diagnosi di disabilità, e che frequentano questi percorsi che possono portare all'inserimento lavorativo oppure allo sviluppo delle proprie autonomie personali al termine di un percorso che è triennale. Gli allievi possono essere assunti nel mondo del lavoro e riuscire a, diciamo, entrarci in modo ottimale. I nostri formatori elaborano un progetto personalizzato. Questo progetto personalizzato prevede una conoscenza, il sondaggio rispetto a quelle che sono le inclinazioni personali della persona e l'elaborazione di un percorso che preveda la valorizzazione di queste inclinazioni attraverso dei laboratori professionali che noi facciamo anche fuori dalla nostra sede in collaborazione con le realtà del territorio. Quindi parliamo di aziende, parliamo di associazioni, e se le cose vanno bene si focalizzano su un settore professionale e al termine di questo percorso poi riescono a trovare un posto di lavoro. Il vescovo di Chiavari, Giampiero De Vasini, ha incontrato responsabili personale e ragazzi e ragazze nella sede di Via Rivarola e ha celebrato la messa, impreziosita dai canti e dalla partecipazione attiva alla liturgia. Gesù con la sua vita ha rivelato il vero volto di Dio, ha detto. E il volto di Dio qual è? Ha chiesto. Dio è la forza di andare avanti, ha detto qualcuno. Dio ci vuole bene, ha aggiunto qualcun altro. Dio ci ama, ha spiegato Monsignor De Vasini. Ama senza chiedere sacrifici, ma con il suo amore precede e accompagna. Lo fa in chi abbiamo intorno e sostenendoci con l'Eucarestia. Il volto di chi accompagna ogni giorno alla scoperta del valore di sé è un'esperienza concreta per questi giovani che con i formatori cercano e trovano la loro strada. Il lavoro del formatore è un lavoro estremamente complesso, bisogna essere comunque sia aperti all'ascolto e alla intuizione rispetto a quello che sono le inclinazioni della persona, e poi bisogna anche essere degli abili, delle abili spalle, perché questi ragazzi vanno comunque sia tutelati e accompagnati in una prima fase. Dopodiché bisogna essere anche capaci piano piano a donare l'autonomia alla persona che al termine del percorso deve camminare sulle proprie gambe. Un altro appuntamento: domani mattina alle 10 nell'Aula Magna del Plesso Maria Luigia di Chiavari si svolgerà il secondo incontro dedicato alla comune fragilità, promosso dalla Diocesi, dal Liceo Marconi del Pino in collaborazione con altri enti. Il tema che verrà affrontato sarà la bellezza ferita e interverrà Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena. E sempre in tema di scuola, prima giornata di lavori a Chiavari per il Giannini's School, la manifestazione collaterale all'Economic Forum Giannini, che vede al centro la figura del fondatore della Bank of America, a cui è stata intitolata la scuola nata dalla fusione tra il tecnico in memoria dei morti per la patria e il professionale Cabot. Vediamo. Tre giornate di formazione incentrate sulla figura di Amadeo Peter Giannini, che culmineranno giovedì mattina con la cerimonia di intitolazione dell'istituto alla figura del banchiere la cui famiglia era originaria di Favale di Malvaro nell'entroterra del Tiguglio. Ha preso il via a Chiavari all'Auditorium San Francesco il Giannini School, l'evento ideato per far conoscere ai ragazzi dell'istituto nato dalla fusione tra il Caboto e il Memoria dei Morti per la Patria l'importanza di Giannini e il suo contributo nei campi più diversi, dall'economia al cinema, dal sistema bancario all'industria.
industria. Giannini è conosciuto come il creatore della Banca d'America, ma ha fatto molto di più, quindi volevamo offrire ai ragazzi opportunità di conoscenza e di approfondimento. Ci è sembrato soprattutto ai nostri ragazzi che si sono consultati, hanno comunque approfondito la biografia di questo personaggio, hanno trovato appunto che Re Giannini rappresentasse molto bene tutti i nostri indirizzi e quindi la scelta è caduta su di lui. Quasi 1000 i ragazzi coinvolti nell'iniziativa tra partecipazione in presenza e via streaming. Nella prima giornata il tema approfondito è stato quello dei 100 anni di Walt Disney, di cui Giannini finanziò i primi film di animazione, e i 70 anni della Rai. I relatori sono stati il regista Rai Vito Molinari e l'art director di Topolino Andrea Freccero. Giannini è stato il primo a intuire le doti di Walt Disney, l'ha conosciuto, gli ha dato consigli, ha finanziato dei suoi film e quindi certamente è un ambito che i ragazzi conoscono e in qualche modo questa giornata offre loro un'occasione di, come dicevo, conoscenza di quegli aspetti che di Giannini sono meno noti, meno conosciuti. I ragazzi avranno modo di incontrare anche Giorgio Chiarva, autore del libro Il banchiere galantuomo, e presenteranno poi il documentario da loro realizzato a Favale di Malvero durante la visita alla casa dei genitori di Giannini. Nella giornata di giovedì ci sarà la premiazione del concorso di grafica, nel quale gli studenti sono stati chiamati a disegnare il logo del loro istituto, che sarà intitolato a Peter Amadeo Giannini la mattina del giovedì. Una volta conclusa la cerimonia di intitolazione, prenderanno il via i lavori dell'Economic Forum Giannini, che si svolgerà da giovedì 18 a sabato 20 aprile tra l'Auditorium San Francesco e i locali al piano nobile di Palazzo Rocca. Accompagnata dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, Alessandro Clavarino, una delegazione dell'Istituto Natta De Ambrosis di Sesto Levante si trova in questi giorni in Portogallo. L'obiettivo è completare il progetto europeo dedicato all'inclusione dal titolo How Special Are Your Needs? Can We Help? Inserito nel programma Erasmus+. Un percorso che ha coinvolto negli ultimi 3 anni 8 scuole di 6 nazioni. Nella città di Porto studenti e docenti sono stati accolti dalle autorità locali. Lunedì si è svolta una tavola rotonda sul tema How Inclusive is Your Town. In questi giorni è prevista la visita guidata inclusiva di Porto, laboratori didattici degli istituti coinvolti, lo scambio di esperienze tra i giovani. La delegazione del Natta è composta da 3 insegnanti e 6 studenti, presenti anche Noemi Zerbone, vicepresidente dell'Unione Ciechi Italiani sezione di Chiavari, Antonella Arpe, traduttrice LIS, e Luisa Alabiso, rappresentante Zonta Club Tiguglio e Golfo Paradiso. I ragazzi hanno realizzato diversi progetti per l'inclusione. L'ultimo è un box che si può applicare al bastone delle persone non vedenti, che permette di rilevare la presenza di ostacoli. Grazie a 2 sensori e 2 ad ultrasuoni e un piccolo motore vibrante, il bastone segnala le criticità alla persona che lo sta utilizzando. E le celebrazioni per i 70 anni del MASCI hanno vissuto un momento culminante nell'incontro con Papa Francesco, avvenuto sabato scorso in Vaticano. Una delegazione degli scout adulti è stata ricevuta in udienza, proprio come era avvenuto in occasione del 60° anniversario. Il Santo Padre ha espresso compiacimento per l'attività portata avanti dal movimento, sempre aperto verso il prossimo e attento nel portare i valori del Vangelo anche nelle periferie esistenziali. Sentiamo. Celebrare 70 anni con lo sguardo rivolto al futuro, non come ricordo del passato. Il MASCI, Movimento Adulto Scout Cattolici Italiani, ha interpretato così i festeggiamenti per l'anniversario di fondazione, avvenuta il 20 giugno del 1954. Rilanciare la presenza dello scoutismo adulto come motivo di costruire delle reti di positività. Un modo per poter portare in ogni territorio quegli elementi che facciano crescere il territorio, mettendosi con gli altri, mai da soli. Proprio come per il 60°, il momento culminante è stato l'incontro con Papa Francesco, il quale ha focalizzato i valori di cui gli scout sono eredi, custodi e promotori: la comunità, l'educazione, il servizio e la cura della casa comune. Una mission che si sintetizza bene nel motto adottato per il 70° compleanno: più vita alla vita, incarnato in 3 progetti simbolo: il dono di una culla termica al centro di primo soccorso ed accoglienza di Lampedusa, la costruzione di una falegnameria in Zambia, la piantumazione di un bosco ad Argenta in Romagna in memoria di Don Giovanni Minzoni. Più vita alla vita per ogni singola persona, cioè ogni persona che trovi senso nella propria vita, a quello che è, a quello che fa,
potremmo dirla cristianamente parlando, che realizzi la propria vocazione, perché ci sembra importante fare bene il papà, la mamma di famiglia, fare bene il proprio lavoro, fare bene il servizio nella società civile. Ma più vita alla vita lo intendiamo non solo in senso personale, ma anche in senso più ampio, cioè la vita che è la realtà di tutti, una vita che è la relazione di tutti, quindi dare più senso, più forza alla vita, alla vitalità di questo nostro genere umano che sta faticando. E allora dare più vita alla vita vuol dire impegnarci per le future generazioni, noi ci proviamo. Dal Papa l'incitamento a perseverare nel cammino, continuando ad essere comunità aperta, attenta, pronta ad accogliere, ascoltare ed accompagnare. Comunità profetica che annuncia con coraggio il Vangelo, specialmente a chi abita le periferie esistenziali del nostro tempo. Ed è stato consegnato oggi al reparto Volo Liguria del Corpo Vigili del Fuoco di Genova un nuovo elicottero modello AW139, classe 6 tonnellate, biturbina con motore pentapala di tipo rigido, dotato di un'ampia gamma di equipaggiamenti che consentono di avere una maggiore rapidità, sicurezza ed efficacia in azione. Con il nuovo mezzo sono due i tipi di questo elicottero operativi in Liguria, che garantiscono, oltre al servizio istituzionale, l'attività di elisoccorso in convenzione con la Regione Liguria. È finita fuori strada con l'automobile, ma un albero ha evitato conseguenze ben più gravi, e quanto accaduto ieri sera intorno alle 22 a una donna che a bordo della propria vettura stava percorrendo via Domenico Canata in località Monticelli a Cogorno. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura è finita fuori dalla carreggiata in un dirupo, arrestando la corsa contro una pianta che ha evitato al mezzo di precipitare ben più in basso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. La donna, aiutata ad uscire dall'auto, non presentava gravi ferite, tanto da rifiutare il ricovero. I vigili del fuoco insieme al carro attrezzi hanno messo in sicurezza l'automobile. Ancora la cronaca: un giovane di 18 anni con precedenti è stato arrestato dai carabinieri per truffa. L'uomo, che ha potuto contare su un complice che ha agito al telefono spacciandosi per un avvocato, è accusato di aver messo a segno il raggiro di un'anziana di 86 anni residente a Chiavari, vittima della solita truffa del finto incidente ad un parente. Alla donna è stato fatto credere che la nipote avesse investito una bambina e che per evitare l'arresto avrebbe dovuto pagare una somma ingente di denaro. Alla porta si è presentato poco dopo il 18enne, al quale l'anziana ha consegnato 1.500 euro in contanti e diversi gioielli. Accortasi del raggiro, la donna ha chiamato subito i carabinieri di Chiavari, che anche grazie alle testimonianze di vittime di truffe analoghe avvenute nei giorni scorsi, hanno rintracciato il giovane nei pressi della stazione ferroviaria di Chiavari e lo hanno arrestato. Altri due arresti e una denuncia per i carabinieri nel Tiguglio. Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Recco, nei suoi confronti una condanna a 7 mesi di reclusione per reati contro la persona. Uno straniero di 44 anni con precedenti è stato arrestato a Chiavari al termine di un'indagine che lo ha identificato come il responsabile di un furto aggravato ai danni di una donna di 53 anni alla quale era stato sottratto il bancomat. Una straniera di 20 anni infine è stata denunciata dai carabinieri a Santa Margherita Ligure, è stata riconosciuta come la responsabile del furto con destrezza avvenuto a Milano con la tecnica dell'abbraccio. La vittima, un'anziana di 86 anni alla quale la giovane aveva sfilato un orologio Rolex del valore di 10.000 euro. Continuano a crescere i casi di peste suina africana. Nell'ultima settimana sono state 14 le carcasse di cinghiale risultate positive, facendo salire il totale a 1.424, 13 i casi segnalati in Liguria, dove il totale cresce a 772, 1 in Piemonte, i casi qui sono 652. I 13 casi liguri sono stati 2 a Bargagli, 1 a Borzonasca, 1 a Carasco, 7 a Genova, 1 a Propata e 1 a Varese Ligure in provincia di La Spezia. Rimangono stabili a 146 il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana. Voltiamo pagina adesso. Sabato sera a Ruta di Camogli ci sarà il primo dei 13 concerti in programma per l'edizione 2024 del convegno del Ligure delle Corali, che per la 49esima edizione coinvolge 51 corali. Sentiamo. Si impara a stare insieme, si impara a non prevaricare l'altro, e soprattutto questo vale per i ragazzi, per i bambini anche, molto importante coinvolgere dei bambini. Basta fermarsi un istante a riflettere per capire l'importanza del canto corale, ascolto reciproco, condivisione, visione d'insieme prima ancora che personale. Cantare fa bene
alla respirazione, fa bene al cuore, fa bene a tutto. La Scuola Cantorum Monsignor Gibi Trofello promuove il Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore, convegno ligure delle corali, da 49 edizioni, nella precisa consapevolezza del valore del canto corale. Sabato 20 aprile alle 21 nella chiesa di San Michele a Ruta di Camogli, il primo appuntamento dell'edizione 2024. Ospiti del coro GB Calvi, diretto da Serena Lazzarato, si esibiranno il coro Voci sul Mare di Genova, il coro Ars Nova di Vinovo e la Corale Rossi di Sestri Ponente. È il primo di 13 concerti da aprile fino a dicembre, da Marina di Pietrasanta fino al Tiguglio, al Golfo Paradiso e poi ancora Genova e il suo entroterra. Siamo riusciti a coinvolgere 51 corali. Quali sono i repertori che si potranno ascoltare? Repertori sono vari, perché andiamo dai cori polifonici sacri, liturgici, classici, quelli che appunto incontriamo nelle chiese, e poi abbiamo altri repertori di tipo polifonico classico e profano cosiddetto, quindi musica rinascimentale fino al Novecento e contemporanea di autori recenti. Poi abbiamo la musica folk, che non manca mai, musica tradizionale, musica etnica, un po' di tutto quello che viene abbracciato dalla musica corale, tutto quello che si può fare in coro. Per quanto riguarda la nostra programmazione, nella puntata di Si può dare di più in onda questa sera alle 21 su Telepace 1 canale 12 parleremo della cooperativa sociale Il Volo di Sestri Levante. Nata dall'intuizione del presidente Gianni Taggio, questa realtà è la prima in Italia ad offrire un'opportunità lavorativa a persone con disabilità motoria mediante l'utilizzo di droni. Vediamo. Noi siamo la prima cooperativa italiana che tratta disabilità e droni, e di questo ne andiamo veramente fieri. Per noi vogliamo dare una vita nuova a questi disabili e dall'altra parte vogliamo aiutare lo Stato e quindi la nostra nazione ad abbattere quelli che sono i costi pubblici che tutti i comuni, che tutte le regioni tutti i giorni hanno a che fare, e vogliamo fare questo con i disabili. L'idea che ha dato vita poi a questa cooperativa sociale, qual è stata l'idea di partenza? Beh, quella di dare una prospettiva diversa a queste persone che hanno delle difficoltà soprattutto motorie, perché chiaramente io ho fatto tutte le patenti dei droni, ho fatto una scuola a Genova per avere tutte le patenti, poi dopo un anno di scuola mi sono fermato e ho pensato, ma queste sono cose che possono fare tranquillamente i disabili o comunque persone che motoriamente non riescono a muoversi bene, e da lì ho creato tutto questo. Il ruolo del presidente all'interno della cooperativa qual è? Beh, quello di seguire i ragazzi, quello di seguire il progetto, quello di stare dietro chiaramente alla burocrazia di quello che è la cooperativa, è quello di creare e rapportarsi chiaramente con gli enti, i comuni, i committenti e anche i privati che hanno bisogno di questo servizio. Le altre interviste questa sera alle 21 su Telepace 1 al canale 12. Chiavari e bandiera della FIAB, bandiera gialla per il quarto anno consecutivo. Questa mattina online c'è stata la consegna virtuale del vessillo che attesta il grado di ciclabilità e l'attenzione alle politiche bike friendly. Confermato anche quest'anno il punteggio di 2 bike smile su 5. In Liguria sono solo 4 i comuni che hanno ottenuto la qualifica di comuni ciclabili da parte della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e questi, oltre a Chiavari, sono Diano Marina, Loano e Sesti Levante. E questo fine settimana il Palazzetto dello Sport di Chiavari ha ospitato il campionato interregionale del Nord Italia di ginnastica aerobica, organizzato dalla società chiavarese Aerobica Intella, una tappa intermedia per qualificarsi ai campionati nazionali. Vediamo com'è andata. Un
successo sugli spalti e un successo in pedana. Anche quest'anno l'Aerobic Entel ha organizzato il campionato interregionale Zona 1, cioè il Nord Italia, al Palazzetto dello Sport di Chiavari, coinvolgendo una ventina di squadre e circa 450 atlete provenienti da varie regioni. Oltre alla buona partecipazione, sono state positive anche le prove degli atleti locali, con 6 medaglie d'oro, 3 d'argento e 3 di bronzo nelle competizioni gold, silver della specialità individuale, coppia, trio e gruppo. 3 giornate positive anche al di là dei risultati. Sì, sono belle giornate, faticose, dobbiamo gestire anche l'ansia degli atleti, però è bello stare qua tutti insieme e vedere i ragazzi impegnati nello sport con tanta passione. Cosa ti porti dentro? Grande emozione di squadra, passione e sicuramente una voglia di fare, ecco. Società chiavarese, nata nel 2004 per promuovere la disciplina, quasi 20 anni dopo è una delle realtà di punta che negli anni ha cresciuto atleti di livello nazionale e internazionale. È una bella macchina ben oliata, perché ormai sono un po' di anni che ci riproviamo e direi che anche stavolta fino adesso è andato tutto bene, quindi mi sembra una bella festa anche, oltre che una giornata di sport. Abbiamo calcolato 20 squadre, 450 atleti con relative famiglie, quindi abbiamo coinvolto parecchie strutture come alberghi, ristoranti e quant'altro serve per poter gestire questa manifestazione. Ora uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Gli appuntamenti di mercoledì 17 aprile. Al cinema Mignon di Chiavari, proiezione del film documentario Food for Profit, promosso dall'Associazione Cittadinanza Attiva e ISDE Medici per l'Ambiente, alle 15.30 e alle 17.30. Al Museo Chiossone di Genova c'è il 4° appuntamento del ciclo Concerti di Primavera. Il pianista Giacomo Alvino propone un programma dedicato alle musiche di Beethoven, Schumann e Wagner, inizio alle 16. Proseguono i corsi di cultura di Chiavari con la lezione di storia dell'arte con Roberto Altman, che parlerà di Il mito della cornice, i dipinti famosi e perché lo sono, alle 16.15 nella sala Livellara di Via del Pino. A Genova si parla della situazione delle carceri in Liguria, alle 16.30 Palazzo Tursi assemblea con l'associazione Nessuno Tocchi Caino, il garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e la Camera Penale Regionale. Per il corso di cultura genovese incontro con Antonio Figari, presidente dell'associazione culturale Giano. Parlerà di I segreti dei vicoli di Genova, viaggio tra arte, storia e curiosità del centro storico genovese, alle 16.30 all'auditorium di Largo Pessagno a Chiavari. Incontro con Damiano Giacomelli e Giorgio Colangeli, rispettivamente regista e attore del film Castelrotto, dalle 17 al Cinema Sivoli di Genova. Psico 7, tra manipolazione mentale e perdita di sé, è il titolo dell'incontro con Rita Repetto dell'associazione Pulce nell'Orecchio, in programma nel Salone delle Opere Parrocchiali di Santo Stefano a Lavagna, inizio ore 17. Presentazione del progetto L'anziana a domicilio, curarsi e curarlo alla Società Economica di Chiavari. Intervengono diversi esperti di medicina e geriatria, inizio ore 17. Al Teatro Ivo Chiesa di Genova va in scena lo spettacolo Cecità di Virgilio Sieni, inizio alle 20.30. L'agenda chiude questa edizione del nostro telegiornale, l'informazione torna domani mattina con il TG Rassegna Stampa, continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale Telepace 3. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.